L'oggetto cosmico, catalogato come ARP-107, si trova a 465 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione del Leone Minore. Si tratta in realtà di due galassie colte nelle fasi iniziali di una fusione. A sinistra, una galassia ellittica più piccola, si contrappone alla più grande galassia spirale a destra, 6 volte più massiccia. La loro interazione è dovuta a una collisione decentrata, in cui la galassia più piccola ha impattato lateralmente con quella spirale diverse centinaia di milioni di anni fa. Queste due regioni luminose ospitano zone di formazione continua di nuove stelle. Le collisioni galattiche possono infatti innescare la formazione di nuove stelle quando i gas interstellari si comprimono. La galassia spirale di ARP-107 ha un nucleo eccezionalmente luminoso. Questa luminosità è causata in parte dal buco nero supermassiccio al suo centro, che consuma il materiale circostante. Mentre questo materiale viene attratto verso l'interno, si riscalda ed emette una quantità enorme di energia, facendo brillare intensamente il nucleo della galassia. A lunghezze d'onda più lunghe possiamo osservare questa sorgente luminosa, un chiaro segno dell'attività del buco nero mentre accumula materiale. Un tenue ponte si estende tra le due galassie, composto da una miscela di stelle e gas. Questo flusso di materiale è stato estratto da entrambe le galassie durante la loro interazione, creando un legame visibile che sottolinea l'intensità del loro incontro. Questa nuova immagine dal telescopio spaziale James Webb combina luce nel vicino e medio infrarosso, ma ogni lunghezza d'onda è stata catturata anche separatamente. La visione nel medio infrarosso mette in evidenza il nucleo luminoso della galassia spirale, mentre il ponte di materiale tra le galassie scompare nel medio infrarosso, dimostrando come ogni lunghezza d'onda offra uno sguardo unico sulla struttura di ARP-107. L'immagine è affascinante perché mostra gli effetti drammatici dell'interazione con una galassia spirale deformata collegata da un ponte di materia a un'altra galassia. Un fotogramma ricco di scienza, ma anche dotato dell'ipnotica poesia che questi fuochi artificiali cosmici regalano nel loro lunghissimo divenire.